Un calendario molto ricco, molto fitto di impegni che inizieranno l'1 dicembre con la tradizionale accensione delle luci. Quest'anno un tema particolarmente sentito che è quello della stella, quindi i nostri addobbi natalizie, luci natalizie richiameranno il tema della stella, che poi si riconduce a quello che era stato oggetto della nostra presentazione il 10 agosto, Notte delle Stelle, a Mississippi, in cui abbiamo lanciato questo messaggio come continua valorizzazione del brand Gabice Mare Monte, legato al segui la sua luce. Quindi in questo modo, con le luci di Natale, vogliamo che la gente possa continuare a seguire la luce. Iniziative specifiche per i bambini, dove ci sarà Babbo Natale che arriverà dal mare, la possibilità di consegnare la letterina, dei momenti di festa, animazione in piazza, a delle iniziative più culturali, più strutturate, che avranno luogo nel nostro Mississippi, candidato ovviamente come il nostro luogo della cultura, a iniziative per una fascia più adulta di intrattenimento, concerti per tutte le età, cori del territorio e associazioni di volontariato, tutte associazioni sportive che quest'anno per la prima volta scendono in campo insieme all'amministrazione comunale per organizzare un importante evento nella zona sportiva e di festa per tutti i bambini, la banda del San Bartolo che andrà a camminare per le nostre strade, quindi veramente un calendario molto ricco. Abbiamo scelto come tre principali eventi quello naturalmente del presepe vivente. Quest'anno festeggeremo i 20 anni di attività, quindi a Gabice Monte ci ritroveremo il 26 dicembre e il 6 gennaio anche con l'arrivo della Befana, e un appuntamento invece è stato anticipato al giorno 19 e a Ponte Tavollo, dove era nato proprio questa iniziativa del presepe vivente con tutti i figuranti. La musica è la colonna sonora del Natale e come ogni anno dedichiamo dei concerti nel nostro teatro Astra Gabice Mare. Il primo sarà quello dei bambini della scuola, che il 15 si esibiranno, ma il vero concerto è quello del 16 di dicembre, dove il coro lirico della Regina, il coro di Sant'Ermete di Gabice Mare, con 11 professionisti, con 6 solisti, presenteranno un ricco programma e la serata sarà devoluta in beneficenza, il ricavato dei biglietti. Altro appuntamento importantissimo è quello del gospel, che il 29 ritorna con Fano Jazz Network per presentare uno dei cori più importanti americani che vengono in tournée in Italia e faranno questa tappa nel nostro teatro il 29 di dicembre. Vorrei fare anche un accenno al mese di gennaio, perché il 5 di gennaio abbiamo la ricorrenza del ventennale della morte di Guerrino Bardeggia, un nostro artista locale conosciuto in tutta Italia. Gli dedicheremo una mostra particolare nella sala del Consiglio, già a lui dedicata, con delle opere inedite per ricordarlo e per far vivere ancora le bellezze delle tele, della ceramica e di tutti i bassorilievi che ha creato in tanti anni di attività proprio qui nella sua città natale.